L'annunzio della Pasqua del Signore presuppone una Chiesa che prima di tutto ha la gioia di accogliere il Vangelo e che pende realmente dalle labbra del suo Signore crocifisso e risorto. E proprio per questo penso che sia di una grande attualità l'annunzio del Vangelo nelle nostre città secolarizzate, nelle città dove appunto i diversi ormai dal punto di vista religioso, dal punto di vista delle visioni della vita convivono insieme. Io prenderò spunto anche dal libro dell'Apocalisse, il capitolo terzo. Il crocifisso risorto arriva e dice: io vengo, sto alla porta e busso. A chi mi apre io entrerò e farò cena con lui. È bella questa immagine del crocifisso che risorto, che è capace di entrare, di stare sui pianerottoli, no, della vita degli uomini, che lo fa anche con grande discrezione, lo fa nella consapevolezza che lo spazio non è l'unica dimensione, che c'è un tempo che crea anche delle opportunità, che innesca senza dubbio dei processi, processi di accoglienza, di condivisione. Da questo punto di vista penso che sia importante anche l'input che dà Papa Francesco oggi alla Chiesa, soprattutto a partire da quel suo messaggio così potente contenuto nell'Evangelii Gaudium. Per cui oggi le città nascono anche per il bisogno che gli uomini hanno di stare insieme, di risolvere problemi. Sono anche città appunto fatte da uomini che vivono le contraddizioni, quello che per noi cristiani è il peccato e le conseguenze del peccato, è la divisione, l'esercizio del potere, la violenza, l'incapacità di dialogo, interessi. Ecco che la Pasqua del Signore annunziarla significa dire ad altri che dentro comunque questa vicenda umana ormai c'è un seme di riscatto della storia degli uomini dal male, e quindi i cristiani sono una sorta, direi, di attestazione di un mondo che è già trasformato, perché loro per primi accettano la Pasqua del Signore che cambia la vita.